Le stelle di Azus, le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo della settimana, la settimana che va dal 4 al 10 di aprile. Ed è una settimana anche importante perché segna l'ingresso di Venere nel segno dei Pesci. Allora andremo a capire cosa comporterà questo per i 12 segni dello zodiaco, ma come sempre partiamo dal principio, ovvero dal primo segno del cerchio zodiacale, ovvero l'Ariete. Amici dell'Ariete, beh, certo, il passaggio di Venere che avverrà martedì 5 nel segno dei Pesci non è una buonissima notizia per voi, perché va a mettersi in una posizione nascosta alle vostre spalle. Quello è un settore che comunque porta delle indecisioni, porta dei dubbi, porta delle perplessità che possono riguardare anche un rapporto sentimentale che fino ad oggi ha vissuto momenti di grande euforia. Magari un nuovo incontro, no? Adesso bisognerà capire cosa farne di certi rapporti. Se sia il caso di continuare, se bisogna cementarli, se bisogna rafforzarli, oppure se si è trattato solamente di una lieta parentesi. È un passaggio, quello di Venere nel segno dei Pesci, che in qualche modo vi indebolisce proprio da un punto di vista sentimentale. La settimana però promette molto bene, con una luna straordinaria almeno fino alla giornata di giovedì. È una luna che mette in evidenza soprattutto il lavoro, le comunicazioni, i rapporti con gli altri, e questo è un periodo in cui voi davvero potete ottenere tantissimo in merito alla vostra attività professionale, perché arrivano delle notizie, ci sono degli scambi anche di informazioni molto molto importanti, e quindi magari un colloquio di lavoro potrebbe risultare davvero estremamente positivo e darvi quello che stavate cercando da tanto tempo. Attenzione alla luna di venerdì e di sabato in maniera particolare, è una luna che transita nel segno del Cancro, è una luna che può mettere in evidenza un pochettino alcune difficoltà che adesso andrete ad incontrare da un punto di vista sentimentale, ma anche e soprattutto in famiglia c'è bisogno della vostra presenza concreta anche per star vicino alle persone a cui volete bene. Poi una domenica fantastica, luna nel segno del Leone, una domenica in cui riscoprirete proprio la gioia di vivere. E andiamo al segno del Toro. Amici del Toro, una bellissima Venere da martedì nel segno dei Pesci. Ecco, può indicare la fine di un periodo che per voi è stato anche traumatico, se vogliamo, no? Perché la congiunzione di Venere e Marte nel segno dell'Acquario può aver portato dei momenti di grande tensione nella coppia, no? E quindi può aver lasciato qualche segno, ecco perché parliamo di traumi. Però questi segni bisognerà in qualche modo cancellarli o tentare di cancellarli, perché se ci tenete veramente a un rapporto dovete impegnarvi a farlo funzionare. Del resto Giove, sempre nel segno dei Pesci, può portare il giusto dialogo all'interno della coppia, forte anche della presenza di Venere. Mercurio nel segno dell'Ariete chiaramente non vi rende abili con le parole, ma dialogare tante volte non significa esprimere a parole e verbalmente delle opinioni. Fate parlare i vostri sensi, fate parlare il vostro corpo, fate parlare le vostre azioni. La settimana è una settimana molto interessante per quanto vi riguarda, che parte subito con una bellissima luna nel vostro segno e poi tante opportunità a livello finanziario, se dovete incassare nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. E poi spazio anche un pochettino al tempo libero, ai vostri hobby, alle cose che vi fanno stare bene. Avrete voglia di divertirvi soprattutto venerdì e sabato, domenica da trascorrere in casa. E andiamo al segno dei Gemelli. Amici dei Gemelli, dopo questa scorpacciata, no, di emozioni, questa sbornia
emotiva dovuta alla presenza di Venere e di Marte nell'amico segno dell'acquario, adesso Venere si sposta nel segno dei pesci. È un settore per voi quello che ha a che fare molto però con le vostre ambizioni, no? Con le cose che veramente desiderate. Allora questa Venere può in qualche modo mettere alla prova dei rapporti per cercare di confermarli fino in fondo, oppure per farvi vedere chiaramente quali sono i limiti anche di una persona che magari in questo momento è al vostro fianco. Quindi dovete fare tesoro un pochettino di questa posizione di Venere, che vi dà tante, tantissime opportunità, proprio per trovare una stabilità anche da un punto di vista sentimentale. Per rendere stabili certi rapporti, ogni tanto bisogna anche metterli alla prova per capire fino in fondo la loro consistenza. La luna molto bella nel vostro segno martedì, mercoledì e giovedì è una luna che vi rende brillanti e sul lavoro vi farete notare, amici dei Gemelli, con tutta la vostra verve, la vostra carica di simpatia e genialità. Bellissima anche la domenica. E andiamo al segno del Cancro. Amici del Cancro, finalmente una svolta da un punto di vista sentimentale. Dopo aver trascorso tanto tempo, io direi dall'inizio di questo 2022, non avete mai trovato pace, non avete mai trovato la giusta tranquillità affettiva. Adesso invece Venere nel segno dei pesci, che si avvicina anche a Giove, che si avvicina a Nettuno, vuole creare i presupposti non solo per un ritorno alla normalità all'interno delle coppie che si erano un po' messe in discussione, ma soprattutto vuole dare ai singoli la possibilità di ripartire, di rinascere, di ritrovare l'entusiasmo anche per mettersi in gioco e in discussione. A tal proposito, subito una luna meravigliosa nella giornata di giovedì sera e venerdì, anche una luna in trigono proprio con Venere, è una luna che parla di nuovi incontri, che parla di nuovi sentimenti, che parla di nuove emozioni. Un po' in difficoltà da un punto di vista lavorativo e professionale, Mercurio è nel segno dell'Ariete, molto vicino al Sole, significa che in questo momento le vostre idee sono un po' offuscate, avete la mente un po' annebbiata in questo periodo, quindi sarebbe il caso di non prendere decisioni, soprattutto nelle giornate di martedì e di mercoledì, quando veramente avrete la testa fra le nuvole. E andiamo al segno del Leone. Amici del Leone, finalmente comincia a cambiare un pochettino l'aria, no? Anche da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Già le cose sono migliorate nettamente per il vostro lavoro e la vostra professione. Adesso è arrivato il momento anche di ritrovare un certo feeling, non solo con il vostro partner, ma un po' con tutto il mondo che vi circonda, anche con i vostri colleghi di lavoro. È vero, Marte e Saturno sono in congiunzione nell'opposto segno dell'acquario e questo non lascia prevedere nulla di buono, però possono essere dei contrasti oppure dei chiarimenti definitivi, ok? In cui mettere un punto e poi ripartire. Questo è vero soprattutto in amore, ma anche sul lavoro. Addirittura sul lavoro siete anche agevolati da questa carica che vi dà il Sole, che vi dà anche Mercurio, e quindi potete far passare una vostra idea anche imponendola, alzando anche un pochettino la voce magari. In amore la situazione è un po' più critica, ma certo questa Venere che passa nel segno dei pesci un pochettino vi alleggerisce e vi aiuta anche a vederci chiaro su certe situazioni che fino ad oggi vi hanno in qualche modo preoccupato. Bellissima la luna di domenica, ma anche quella di martedì e di mercoledì. È utile soprattutto per i rapporti interpersonali. E andiamo al segno della Vergine. Amici della Vergine, inizia il contrasto di Venere dal segno dei pesci, c'è anche Giove e Nettuno in quella posizione. L'amore come va? Ecco, questa è una domanda che dobbiamo porvi, perché voi avete trascorso un lungo periodo di grande euforia da un punto di vista sentimentale. Adesso le cose sembrano andare meno bene, perché siete reduci da un momento di stanco.
barocca, ecco, del rapporto, in cui la routine ha preso un pochettino il sopravvento. Sappiamo che voi vi trovate anche abbastanza bene nella routine, no? Però insomma ogni tanto bisogna dare anche una scossa ai rapporti, e forse è addirittura il partner a chiedervi di movimentare un pochettino il rapporto di coppia. Voi dovrete essere disponibili, mostrarvi più disponibili proprio ad andare incontro anche a quelle che sono le esigenze della persona che amate. La settimana parte benissimo con una bella luna nel segno del Toro, poi complicazioni martedì e mercoledì. È una luna che vi espone a degli imprevisti e anche a delle discussioni. Molto meglio venerdì e sabato, la luna nel segno del Cancro, è una luna che vi rende anche generosi nei confronti delle persone che vi circondano, e dialogare con tutti sarà molto più semplice. Sul lavoro, attenzione, perché qualche programma potrebbe sfumare. E andiamo al segno della Bilancia. Amici della Bilancia, c'è una congiunzione di Marte e Saturno nel settore del cielo che per voi ha a che fare con l'amore, gli incontri, la fortuna, i figli. Che cosa significa? Significa che voi dovete in qualche modo riappropriarvi un pochettino della vostra vita e fare veramente le cose che vi fanno stare bene, anche se questo dovesse in qualche modo presupporre una decisione drastica da prendere. Venere si sposta nel segno dei Pesci, è un settore per voi che ha a che fare con la quotidianità, con la vita di tutti i giorni. Ecco, la vita di tutti i giorni potrebbe in qualche modo tornare ad essere un po' più normale ed appagante, darvi quell'equilibrio che vi serve. Marte e Saturno vi rendono comunque forti. No? Voi dovete contrastare anche l'opposizione del Sole e di Mercurio, quindi c'è qualcosa che magari non funziona come dovrebbe, e c'è qualcosa che non vi convince fino in fondo, e c'è qualcosa che vi fa stare male sul lavoro, ma anche nei rapporti personali e sentimentali. Però è chiaro che certe guerre devono assolutamente finire, non potete più combatterle perché non avete più l'energia, non avete più la voglia. Ecco che allora questo Marte congiunto a Saturno vi chiede di prendere una decisione che sarà senz'altro una decisione fortunata, quella che vi farà stare meglio, e quindi poi dovrete essere bravi a perseguirla, a seguirla. In tal senso la luna di martedì e di mercoledì vi aiuta. Dall'amico segno dei Gemelli è una luna che vi fa guardare oltre, che vi fa guardare al futuro, vi rende anche molto più ottimisti e vi permette proprio di scegliere la strada più consona a quelle che sono le vostre esigenze. Voi dovete avere come primo obiettivo quello di stare bene con voi stessi, con il partner, con la vostra famiglia, con i vostri amici. È un periodo comunque fortunato per voi, amici della Bilancia, quindi approfittatene. Bellissima la domenica, qualche problema solo nelle giornate di venerdì e di sabato, in cui dovrete tenere a freno un po' il nervosismo. E andiamo al segno dello Scorpione. Amici dello Scorpione, c'è una bellissima notizia per voi. Venere nell'amico segno dei Pesci. Oh, finalmente l'amore torna a restituirvi quello che vi ha tolto forse nelle ultime settimane: la tranquillità, la serenità, la voglia anche, no, di spendersi, perché no, per il partner. È una luna e una Venere, scusate, che porta chiarezza nella vostra mente. Marte e Saturno sono congiunti in un settore del cielo per voi molto difficile. Questo che cosa significa? Che in qualche modo vi sentite un pochettino oppressi in questo momento, però è arrivato il momento di trovare una soluzione, di mettervi alle spalle anche un periodo che è stato piuttosto turbolento, per ripartire, per ricominciare, per ritrovare l'entusiasmo. Giove e Venere sono in un settore che per voi ha a che fare non solo con l'amore, con gli incontri e con la passione, ma anche e soprattutto con la fortuna. Quindi ci saranno delle coincidenze fortunate che vi aiuteranno ad uscire dalle difficoltà di questo periodo, perché chiaramente la congiunzione Marte e Saturno in quadratura
non è bella per nessuno e tantomeno per voi, che poi siete un po' i figli di Marte, ma questo Marte è come se vi puntasse il dito, è come se vi chiedesse di prendervi delle responsabilità. E prendervi queste responsabilità, se ci tenete anche a delle questioni che riguardano la famiglia, perché Marte e Saturno formano una congiunzione proprio nel settore della casa, dell'ambiente domestico, se ci tenete, beh, allora queste responsabilità dovrete prendervele e Venere e Giove vi aiutano. Per i single è inutile dire che ci sono delle possibilità incredibili per iniziare un nuovo percorso. Venerdì e sabato le giornate migliori in cui vi sentirete particolarmente euforici, ma la settimana inizierà in salita con la Luna opposta nel segno del Toro, che porta qualche difficoltà sul lavoro, perché questa congiunzione Marte e Saturno può portare degli scontri anche con chi rappresenta l'autorità. E andiamo al segno del Sagittario. Cari amici del Sagittario, devo dirvi che Venere nel segno dei Pesci non è propriamente una buona notizia per voi, però se l'amore può iniziare a darvi qualche piccolo grattacapo, c'è il lavoro che invece sembra promettere davvero tantissimo, Mercurio, Sole, in un settore che rappresenta per voi la fortuna, e allora se c'è un progetto che voi avete in testa, in mente, questo è il momento giusto proprio per proporlo, per vararlo, per toglierlo magari dal cassetto e farlo diventare realtà. Dovete darvi da fare, perché Marte e Saturno per voi sono in una posizione che riguarda anche il contatto con il mondo circostante, lì dovete tirare fuori tutta la vostra energia. Certo, la congiunzione tra Marte e Saturno non è mai una congiunzione facile, quindi aspettatevi anche delle difficoltà, magari delle persone che vi chiudono delle porte, ma voi sarete in grado di riaprirle perché avete una grande energia, una grande vitalità e soprattutto siete convinti delle vostre idee, dei vostri progetti, e questa è la cosa più importante. L'amore può andare un pochettino in difficoltà, questo lo abbiamo già detto, ma ci sarà una luna bellissima, per esempio domenica, proprio per ritrovare il feeling con la persona che amate. Attenzione invece, le giornate di martedì, mercoledì e in parte giovedì saranno giornate in cui sarete particolarmente tesi e permalosi, e questo potrebbe portare delle ripercussioni proprio nei rapporti personali. E andiamo al segno del Capricorno. Amici del Capricorno, Venere nel segno dei Pesci, c'è anche Giove, c'è anche Nettuno, ma sarà che in questo momento voi, vista anche la primavera, avete voglia, avete ritrovato la voglia di emozionarvi, no? Di essere un po' più leggeri, superficiali, magari di vivere anche delle esperienze, qui mi riferisco ai più giovani, senza fare troppi programmi e progetti per il futuro, ma viverla così sul momento, per quello che può dare in questo periodo della vostra vita. Ecco, proprio questo è quello che vuole suggerire questa Venere insieme a Giove, insieme a Nettuno. Lasciarsi un pochettino andare, mettere da parte anche la serietà, i doveri, per vivere invece con maggiore allegria, con maggiore leggerezza, ecco, questa è la parola magica. Quella leggerezza che ogni tanto vi manca, perché voi siete i figli di Saturno, quindi il dovere viene prima di tutto. Marte e Saturno sono congiunti nel segno dell'Acquario, che per voi ha a che fare con gli affari, con il denaro, con i soldi. Ecco, qualche piccolo problema lì ci potrebbe essere, considerando anche la posizione di Mercurio nel segno dell'Ariete. Quindi attenzione a quando accettate di acquistare qualcosa, di fare un affare, ma anche di vendere, no? Perché ci potrebbe essere qualcuno che vuole in qualche modo, non dico imbrogliarvi, però cercare di approfittarsi il più possibile della situazione. Molto bella la luna nella giornata di lunedì, una luna ideale proprio per degli scambi, no? E quindi anche degli affari, ma è bella anche per l'amore e per i nuovi incontri. Attenzione alla luna di venerdì e di sabato, è una luna che vi rende particolarmente scontrosi, e quindi la vita insieme agli altri potrebbe essere difficoltosa, e quelle saranno giornate in cui avrete voglia anche di starvene un po' per i fatti vostri. E andiamo al segno dell'Acquario. Amici dell'Acquario, certo Venere esce dal vostro segno, nel vostro segno rimane questa congiunzione di Marte e Saturno. Che cosa significa? Significa che è arrivato il momento di imporre un pochettino anche il vostro carattere, le vostre idee. Se c'è qualcosa che non vi sta bene sul lavoro, in famiglia, nel rapporto di coppia, dovete dirlo.
assolutamente, perché è arrivato il momento di trovare delle soluzioni definitive. Sole e Mercurio sono in una posizione molto interessante per voi, perché vi aiutano a trovare le parole giuste, no? Se c'è da fare un rimprovero, ad esempio in famiglia, ai vostri figli, al partner, oppure prendere posizione rispetto ai vostri genitori, dovete in qualche modo tirare fuori il carattere. È chiaro, dovete poi sapervi anche moderare, no? Per questo vi ho detto che Mercurio vi aiuta in questo senso, perché con Marte e Saturno così forti nel vostro segno rischiate di essere fin troppo granitici, fin troppo duri nelle vostre prese di posizione, e questo alla lunga potrebbe risultare controproducente. Ci sarà una bellissima luna nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì nell'amico segno dei Gemelli. È una luna che vi rende sorridenti, no? E quindi quelle saranno le giornate giuste per affrontare problemi spinosi, problemi scottanti. Il lavoro può darvi anche delle grandi soddisfazioni. Devo dirvi che in questo momento forse chi è un libero professionista, un'attività in proprio, è, diciamo, agevolato rispetto agli altri, che dovendosi confrontare con i colleghi, con i capi, potrebbero in qualche modo avere delle difficoltà proprio per la determinazione, la decisione con cui voi affrontate ogni tipo di situazione. Domenica ci sarà la luna opposta nel segno del Leone con il partner, non sarà facile trovare il giusto equilibrio. E chiudiamo con il segno dei Pesci. Amici dei Pesci, che dirvi, inizia la vostra primavera, ecco, questo lo possiamo affermare senza tema di smentita. Venere in casa vostra significa amore, ma significa anche tranquillità, maggiore serenità, il guardarsi allo specchio e finalmente vedersi belli, affascinati, piacersi, ecco, questa è la cosa più importante. Giove e Venere, che sono i due pianeti che hanno a che fare con la soddisfazione, ma soprattutto con la fortuna, con l'espansività, con anche il benessere psicofisico, sono nel vostro segno. C'è anche Nettuno, potete anche lasciarvi andare ad un nuovo amore, potete anche vivere una nuova avventura, una nuova esperienza, senza aver paura di quelle che saranno poi le conseguenze. È chiaro che la congiunzione Marte e Saturno alle vostre spalle non è una congiunzione rassicurante. Perché? Perché quando poi ci saranno delle situazioni tipo la luna scontrosa, come potrebbe essere quella di martedì e mercoledì, ci sono delle situazioni che vanno un pochettino ad acuire, no? Certi vostri timori, certe vostre paure, rischiate chiudervi in voi stessi e quindi annullare un pochettino quello che è l'effetto benefico sia di Giove che di Venere. Quindi attenzione a questi vostri sbalzi d'umore, cercate di essere il più possibile lineari nei vostri rapporti, anche nei rapporti sentimentali, e vedrete che ne trarrete solamente dei grandi benefici. Luna fantastica venerdì e sabato per chi è alla ricerca di una novità affettiva, emotiva e sentimentale. Può essere un incontro, può essere un invito, può essere un gesto del partner che avrà la forza di aprire completamente il vostro cuore. E con il segno dei Pesci chiudiamo l'appuntamento con l'oroscopo della settimana. Le stelle di Azus, come sempre, vi augurano buona fortuna. Le stelle di Azus, le stelle di Azus.